Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Dopo la nottata degli Oscar ci trasferiamo sui social media per scoprire quali sono stati i momenti che hanno generato più conversazioni. Durante la serata presentata da Jimmy Kimmel, i momenti più twittati sono stati La forma dell'acqua, Oscar Isaac, Mark Hamill, Kelly Marie Tran con il cameo del robottino BB-8, la canzone Remember Me per il film d'animazione Coco, Jordan Peele di Get Out e la premiazione di Frances McDormand. Passiamo dai premi ai migliori dell'anno ai riconoscimenti per i peggiori, i Razzie Awards. Il peggior film è Emoji, accendi le emozioni, mentre il premio alla peggiore attrice va all'attore Tyler Perry per Boo e Medea Halloween. Il peggiore di tutti invece è Tom Cruise in La Mummia. Mel Gibson è stato scelto come peggior attore non protagonista per Daddy's Home 2. Il Razzie alla peggiore attrice non protagonista va a Kim Basinger per 50 sfumature di nero, che porta a casa anche il premio al peggior seguito. Non è un seguito ma è un ritorno, stiamo parlando di Il Corvo. La Sony ha anche fissato una data d'uscita, 11 ottobre 2019. Dopo 4 anni di notizie discordanti su questo progetto che sembra sempre dover partire e poi viene rimandato, ora la data d'uscita ufficiale fa pensare che l'inizio delle riprese sia davvero vicino. Il nuovo film sarà un adattamento più fedele del fumetto originale, confermato il protagonista Jason Momoa, confermato anche il regista Corin Hardy. Passiamo dal grande al piccolo schermo con Kerry Washington che affiancherà Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere, miniserie per la televisione ispirata al bestseller Tanti piccoli fuochi, che in Italia uscirà ad aprile. La storia, ambientata negli anni 90, racconta cosa accade quando un'adozione divide l'opinione pubblica. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!